Eccoci qua, di nuovo insieme per la... Aspetta, prima parlo io. Eccoci qua, di nuovo insieme per la nostra rubrica Arti e Mestieri. Siamo venuti a trovare una persona che fa questo lavoro, il barbiere, da tanto tempo. Sono in compagnia di... Giacomo. Giacomino, diciamo così. Vabbè. No, non ti piace Giacomo? No, io sono Giacomo, va bene. Vabbè, allora, Giacomo. e che ci illustrerà la sua arte che fa da molto tempo, dove ancora l'uomo è il fulcro di quello che si fa. Perfetto. Com'era? Allora entriamo dentro la bottega, possiamo chiamarla così? Sì. Di sì. Giacomo, scusa. Sì. Prego. Lei si accomoda. Eccomi qua, mi ero perso, ma sono ancora qui, sempre in compagnia di Giacomino, di Giacomo, scusa. Ma io cosa devo dire però? Lo dico io. Non ti preoccupare. Benissimo. Parlaci della tua attività. Presentacela un po'. Ecco, la mia attività è cominciata a lavorare in proprio nel 1968. E sono iniziato da solo a lavorare e ho subito... Sono iniziato da solo? Sì, ho cominciato, ho cominciato da solo come persona, diciamo, lavorare sì. Qui. Perché? Perché hai intrapreso questa attività, Giacomino? Io ho preso questa attività perché, diciamo... Beh, è un motivo interessante, sì, direi. Cioè, era un lavoro non molto, diciamo... Sì, ma abbiamo capito perfettamente. Passiamo adesso a quello che è proprio... La bottega. Illustriamo un po' la bottega. Facciamo una bella carrellata di quello che è la bottega di Giacomino. Giacomo, scusa. Vieni Stefano, guardiamo. Qui si vede, diciamo, che è rimasto caratteristico, tutto un po' come era una volta. Sì. Cioè il vero barbiere, il barbiere di una volta. Il barbiere di una volta, con la differenza che una volta c'era quattro lavandini perché la gente si faceva quasi tutti la barba. Oggi... Ecco perché non ci sono più i lavandini quando vado a farmi la prima. Cioè ce n'è meno, insomma. Ce n'è molti meno. Ce n'è molti meno. Adesso passiamo a vedere Giacomino all'opera. Nel taglio dei capelli. Perfetto. Io farò da cavia. Molto bene. Giacomo prende la salvietta, mette qui attenzione al microfono. Bene, di solito si comincia. Come si inizia? Perché te Giacomino? Sì. Tu fai capelli come una volta, proprio. Sì, di solito con la passione, con l'arte, con l'uomo, con la persona è ancora il centro di quello che tu fai, no come li fanno ormai industriali o me li fanno estratti industriali. Ah, perché voglio dire? Perché, sì. Perché io no. Di solito si. No, a picchi voglio dire? Sì, ho capito. Vabbè, che continuiamo, dai. Insomma, come tu li fai? Oggi le tecniche sono... Io sono sempre per andare avanti. Le tecniche sono migliorate. Ma mi sta annaffiando, insomma, è una pianta. No, quando si taglia i capelli, se sì. Sono bagnati, si riesce sì. Praticamente a dargli, diciamo, non normali. Sì, ecco, sì. Invece bagnandoli si riesce a distendere il capello e noi si riesce a fare il taglio più perfetto. Più perfetto. Ecco. Mi spiegaci lì di bagnato perché non mi ha capito. Sì, allora il capello senza bagnare praticamente sì. Viene fuori un taglio imperfetto. Perfetto. Perché praticamente quando si va lì, non essendo bagnato, non ha tutta la sua lunghezza. Allora siamo costretti a tagliare in dove ci capita. Messo in una maniera ti verrebbe fuori qualche buchetta. Ecco, invece cosa Scusa, succede? Non ho capito, che hai detto? È quello che sta avvenendo. Oh, Giacomino! Sì. No, queste forbici mi fanno un po' paura a me. No, sono appuntate, le vedo appuntite? Sì, ma... L'errore può anche avvenire, ma difficilmente. Bene, ora... Giacomino, ora sono più tranquillo. Viene fuori. Il rasoio, praticamente, cosa fa? È più pericoloso perché può nascondere la barba oppure il pelo, può nascondere un brufolo, hai la stessa pesantezza e ti si rompe il brufolo. È nascosto, però te tu sai dov'è. Bene. No, ma che scherzi davvero? Perché? No, lo so, io proprio da piccino sono rimasto scioccato. Fermo. Che succede? Asciugo e passo la macchinetta. Grande. Passa la macchinetta. Il pelo non ti può... Perché, diciamoci la verità, ormai i parrucchieri moderni fanno capelli in 5, 4, 3 minuti e invece...
invece te tu ci metti un sacco di tempo. Con shampoo a me occorre 40 minuti. 40 minuti per farsi i capelli, ragazzi, come una volta. Perché se uno ti fa i capelli in 10 minuti, mi dici te già. Però c'è la diversità, che purtroppo i parrucchieri moderni oggi stanno prendendo 10 euro per tagliare i capelli, capito? Allora, e ecco, quanto prendi, già meno? Shampoo e taglio sono 20. 20. Fammi fare col rasoio un attimo, non avere paura. Io ho avuto solamente un cliente che si è lamentato da me perché gli avevo tagliato troppo corte le basette, no capelli. Ma uno ci sarà lamentato, ma tanti saranno rimasti contenti, sì, no? Contentissimi perché. Ecco, lei signore è servito, noi si dice così. Lei signore è servito, tu mi fai pazzi, come una volta, eh? Ecco. Bene, allora adesso diamoci alle presentazioni, alle conclusioni, al saluto finale. Te ti rimetti pure. Sì, va bene. Te fazzi tutto. Esatto, te parla. Eccoci a servizio all'opera finita, vedete, è molto diverso da come quando ero entrato. Diciamo che adesso posso notare la mano di un vero artista, di un signore che fa questo lavoro da 5 anni. E vedete il barbiere di una volta, Stefano, inquadra la basetta, la precisione della basetta fatta con il taglio del rasoio come una volta, l'è tutta un'altra cosa. Adesso, Giacomino, se vuoi salutare e dire qualcosa, un pensiero, promuoverti. Pensiero in che senso? La parola giusta, dammela te. Che... La? Che parola vuoi? Non lo so io. No, nel senso, perché hai iniziato a fare questo lavoro? Io sono rimasto molto contento della mia scelta e tutt'oggi tutti dicono, dice, io non rifarei quello che ho fatto, io invece rifarei quello che ho fatto. Te rifaresti il barbiere? Quello che ho fatto. Allora adesso diciamo anche dove sei. Che vuol dire dove sono? Dov'è la bottega? Il mio negozio è a San Giovanni Valdarno, in Viale Diaz 36. Viale Diaz 36, San Giovanni Valdarno. Esatto. Per chi viene da Firenze? No, non lo conoscevo. Per chi viene da Firenze? Come fa a trovarti? Insomma? Alla rotonda, la prima rotonda, l'ultima rotonda praticamente del centro del paese. Praticamente c'è una rotonda. Sì, se esce dall'autostrada. Si esce dall'autostrada, si viene verso San Giovanni, quindi a sinistra, Giovanni, si fa la rotonda, si assiste. Alla rotonda ci sono io. Alla rotonda di Ponte Vecchio, diciamo. Di Ponte Vecchio, primo ponte, si gira sulla sinistra, sulla rotonda c'è Giacomo. C'è Giacomo. Allora noi ti ringraziamo. Ti ringrazio. Grande! Bene. Grazie. Prego.